Bentornati, Dave e Marcio qui con voi, Hitman 2, sesta puntata. Riprendiamo con la nostra missione, la prossima missione avete visto, l'altra l'abbiamo risolta, quella lì del vecchio, Janus, non un'altra male, vita. Janus, abbiamo ucciso Janus, abbiamo ucciso Christopher Nolan Cassidy, salutiamo. Quindi nel loro futuro di questo videogame non ci sarà Batman. Non ci sarà Batman, no. Abbiamo ucciso, vabbè, salutiamo Christopher Nolan, grandissimo. Adesso dobbiamo fare sesta missione Ark Society. L'Ark Society, eccola qui. Quindi avete visto, attenzione, abbiamo due pollastre da sistemare. Oh, che succede? Oh. Andai, volevo vedere. Zoe e Sofia Washington, 25-30 anni afroamericani. Per me va bene. Una a 25 anni e una a 30. Una per me e una per te. Non so se tagliare già il video, ditecelo, no, si no, può dire. No. Si può dire. Non una per me e una per te, dai. Zoe e Sofia, aspetta. Zoe e Sofia 25-30, quindi io mi prendo Zoe, io mi prendo lei. Sì. Okay. Tu ti prendi Sofia, quella col caschetto. Due agenti di Providence a capo dell'Ark Society. Gemelle, una famiglia benestante. Byron Washington III, il padre, che è il nome di un cane. Lupin III, vabbè, Lupin III. Sì. Più importanti, bla bla bla. Studiano insieme a Princeton e sono la personificazione dell'elite della costa orientale. Creature graziose che sfoggiano un'aria compiaciuta. Dov'è? Sono creature graziose che sfoggiano un'aria di compiaciuta superiorità. Allora, bellezza e eleganza sono chiaramente ereditari. Hanno un cuore selvaggio, attenzione, sono facili da... Oh, attenzione, all'università Sofia spinge al suicidio una ragazza di una confraternita rivale, mentre Zoe è sospettata di gestire un giro di spaccio di cocaina. Niente, allora lasciamo le cose. Non vanno bene per noi. Sono belle, però. Ah, c'è il famoso avvocato Ken Morgan. Riesce a salvarle grazie al suo metodo. Attenzione, che Morgan riesce a salvarle al suo metodo di difesa, un leggendario chiamato Affluenza. Avvocati che siete all'ascolto, dobbiamo chiamare Ken Morgan. Ken Morgan. Vabbè, lo scale, le gemelle scompaiono per un viaggio di torno al mondo in cerca di un brivido avventura. Il famoso cacciatore di Rosario, Black Nathaniel. Ricordiamoci sto nome, sembra un bel nome. In Congo, le gemelle sviluppano una passione per la caccia dei tesori. Ah, specie di... ok. Vabbè, comunque, ragazzi, lasciamo perdere. Finite di leggerlo voi, se no. Una per me e una per te. Comunque, sono due bersagli che dovremmo probabilmente purtroppo. E poi attenzione cercare. Che c'è lì. E ci sarà anche un tizio qua. La costa. Sappiamo poco su di lui, però non dobbiamo non eliminarlo. Vabbè, non uccidiamo con la costa. Questa volta ti è andata bene. Andata. Io avrei fatto scambio, avrei preso la costa. E loro due. Però, vabbè, andiamo. Ok, possiamo partire con la missione. Attention, gentlemen. Our source on the island has just made a critical discovery. The Constant has a poison chip embedded in his neck. Attenzione. A failsafe, in case he's compromised. Damn it. We should have expected something. Hai capito. So, we subdue the Constant before he has time to react. Not that simple. The device is remote triggered, and during his stay on the island, two kill switches have been entrusted to twin sisters Zoe and Sophia Washington. Two young ambitious Providence operatives. Quindi noi dobbiamo prima prendere queste le due pollastre, per questi due marchingegni per catturare il terzo. Sì, perché dobbiamo prendere, siccome lui praticamente gli hanno impiantato un coso che, cioè, se lo catturano lui si fa così per non confessare le cose. Noi dobbiamo evitare, dobbiamo disinnescare questo. No, dobbiamo prendere questo ordigno e minacciarlo. Ti faccio saltare in aria. Oh, guardate. Questo è il filmato introduttivo, diciamo. Chi è il padre? One of Providence's Pride. Sarà l'ultimo obiettivo. No, il padre non c'è. No, non è uno degli obiettivi. No, forse più avanti. Guarda, lo spritz, che è? Due rampolle. Commanding a band of trigger happy mercenaries, Zoe and Sophia prowl the world in search of the bene anche la spiegazione. Culture, even human life, they stop at nothing to claim their prize. In mezzo agli occhi. Collateral damage they may eliminate. Eliminate, non eliminate. Zoe e Sophia Washington extract the Constant. Ah, non è il nome, vedi, non si chiama The Constant. Era il filmato quello che hai cliccato tu, non era la missione. Ok, andiamo. Devi andare a sinistra. E poi andare su gioco, cliccare su gioco, sì, ok. Modalità esperto, ricordiamo. Vabbè, abbiamo capito meglio che praticamente questa costante è fondamentale. È una costante. La costante è una costante. Ma cioè, praticamente
Dobbiamo avere in mano questo marchingegno per poterlo minacciare. Ce l'hanno loro due. Se lo uccidiamo lo troviamo. Quindi sia lei che l'altra hanno sto marchingegno. Okay. Quindi ne troviamo due, ma ce ne serve uno, forse l'altro. Ok, vediamo dove ci troviamo. Ok, sì. Ragazzi, intanto vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciate un like, un commento, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati. Seguiteci, stiamo caricando video a raffica. Seguite questo signore. Seguitemi su Instagram. L'isola di Skye. Founded by Janus in 1991, the Ark Society is the world's most exclusive club. Plutocratic members fear the downfall of civilization. They are willing to pay huge sums to ensure their own survival. Ci imbucheremo come Once a year they gather here to show the latest survival products and to showcase new initiatives. State attenti voi se dovete fare delle feste, perché la gente 47 si imbuca da tutte le parti. Si veste da capo tutto. Oh, bello, non è Hogwarts, non vi confondete. Salutiamo Hogwarts, Harry Potter. Chi è questo? Ah sì, salutiamo la J.K. Rowling, J.K. Rowling, grandissima. Buona fortuna. Ma questo chi è? Aiutante. Ah, guarda come è vestito il nostro agente 47. Smoking, farfallino. Tu sei qua per mascherina, vestito vedi. Così con la mascherina, vedi pure. Eccoci qua. Allora, com'è la situazione? Vediamo, ci sono già due guardie lì. Già la cosa. Io rubo la barca e me la vado. No, forse è la via di fuga quella. Una delle vie di fuga. Allora, c'è una signorina, aspetta. Buongiorno. Buongiorno. Certo, non la stordire che. Come si fa a vedere meglio? Con L2. Sì, puoi zoomare sulla signorina. È bella signorina. Ah no, questo mi guarda. Ma quello è fidanzato. Quello è fidanzato. Ora ti stordisco, No, no, sì. Attenzione. C'è il gran ciambellaro che sta dando. Ah, quindi si può visitare l'isola. Seguirli, sì. Si può visitare l'isola. Mi sa che dobbiamo seguire le loro. Dobbiamo seguire la truppa. Vabbè, possiamo anche andare avanti. Perché a un certo punto entreranno in zona sorvegliata. Ti faccio vado e c'è Vai, no, puoi andare. Sì, sì, no, te è libero. Non mi permesso, sono solo un visitatore. Non ce la frega. Qua non potremmo passare a sinistra, sicuramente. Vediamo qua. Stiamo entrando. Qua ci sono altre due guardie. Quindi, mentre andavo per le Ardenne, vidi. Risolvete questo rebus. Intanto. Non dire dove l'abbiamo visto, che sennò è troppo facile, non lo diciamo. Mentre andavo nell'Ardenne vidi un uomo e sette donne, ogni donna sette sacca, ogni sacca sette gatte, ogni gatta sette figli, gattine, gatte, sacche, donne, quanti andavano nell'Ardenne? Ecco, rispondete al rebus nei commenti. Ci sarà un premio speciale per chi lo risolve. Allora, per ogni sacca sette gatte, per ogni gatta sette figli. Quanti andavano nell'Ardenne? Quindi risolvete il rebus. Allora, com'è la situazione? Allora. Aspetta un attimo. Mi hai fatto confondere con queste gatte, sacche. Guardiamoci intorno. Intrusione intanto. Sì. Abbassiamo, meglio stare abbassati. Io sono curioso di vedere cosa guardano in tipo. Che è? Ma che? Che è? Cotto e mangiato, la prova del cuoco. Chi è? La prova del cuoco. Ah, un bel programma. La clerici, chi è? Vabbè, sembra un bel programma. Vabbè, comunque, buona visione. Allora, che dobbiamo fare qua? Ma io attirerei, vedo delle cose qua, io raccoglierei. Cosa c'è? C'è una moneta intanto. L'hai presa? Che è sto coso qua? Rilascia le ricette. Se lo rilascio muore qua? No. Non lo so, non so cosa serve. Oh, porca miseria. No, non è caduto un lampadario. Però aspetta. Sì, senso spettito. Senso spettito qualcuno. È meglio nascondersi. Forse arriverà qualche guardia e gli possiamo rubare il vestito. Aspettiamo un attimo. Forse. Aspetta, non ho il cavo. È il cavo di fibra, eccolo sì. Vediamo se arriva qualcuno. Forse sta arrivando qualcuno. Controlliamo. Ispezionando. Ah, sta arrivando qualcuno. Occhio, Forse arriva qualcuno. Vedi un po'. R1. Sta arrivando uno. Attenzione, perfetto. Armato di tutto punto. Allora lo dobbiamo stordire. Ora gli faccio l'indovinello per distrarlo. Sì, mentre andiamo. Eccolo. Allora, gli possiamo rubare la cosa. Vai, è uscito. Chiudi la porta. Ok. Sa che per te è arrivato un momento. Non avevi tirato fuori il cavo di fibra. Vabbè, lo stesso, dai. Allora possiamo prendergli l'uniforme. Intanto lo sposto da qua. Spostiamo la salma intanto, poi arriva qualcuno. Ma che fai? Correre. No, non puoi correre mentre sposti la salma. Devi andare così. Questa è una cosa che forse in Hitman 3 hanno inserito. Chi ci ha giocato, ditelo. Cioè, non ditecelo. Penso, non ha senso che uno corre mentre sposta. No, cioè, corri più veloce per fare prima. Sì, per fare prima. Ok, possiamo prendergli il vestito, presumo. Vestiti così non è che possiamo andare in giro. Giusto. Poi, prendiamo il vestito, travestiamoci da guardia.
Ok, lasciamolo qua. Ah, ecco. Ora non siamo più compromessi. Sì, ma io non faccio più il trucco di prima, ora entro. Allora, qua c'è la postazione della sicurezza. Io entrerei qua. Quindi... Occhio. Oh! Ah, no! Aspetta un attimo. Ah, sì, c'è uno sì, che ci riconosce. C'è uno che ci riconosce, il pallino. Uno su 20, Uno su 20 ce la fa. Sappiamo già ne era uno su 1000. Se io gli tiro la monetina lì... Dove? Questi qua dovrebbero venire fuori tutti. No, ma tutti non vengono. Uno per volta. Si girano e io posso disinnescare il sistema senza dovere tutti... Ah, no, però devi stare là vicino. Ah, perché vero. Loro si girano dopo 3 secondi. Devi stare... Ah, tu vuoi lanciare la monetina, quelli si girano e ti disattivo. Non so se funziona. Forse è meglio fare la vecchia maniera. Meglio fare uno per volta. Uno per volta, sì. Spero di non glitchare la moneta. Basta, boh. Che succede? Ora arriverà qualcuno. Chi è? Sta arrivando qualcuno. Occhio qua, eh. Ah, dobbiamo stordire l'amico Frizzo. Questo per te. Non vedrai niente. Ok. Andiamo a nascondere la salma, ovviamente. Ho visto che c'era una cassa lì. Sì, però aspetta, questo ma... vedi. Ah, si è girato. Vai, vai, vai. Nel caso diciamo che c'è qualcuno. Vai. Ok. Fuori uno, ne restano tre. Tolgo la moneta. Forse si è glitchato. Ah no, te la fa prendere. Anche la pistola. La pistola di quello. Di prendere, quello si insospettisce tra la pistola. La pistola, ecco. Prendiamo la monetina. E continuiamo col trucco. Questa è la parte più bella del gioco, tirare monete. Tirare monete. Vediamo se riescono a farle glitchare. Là non dovrebbe. Ok, vai. Allora arriverà il secondo. Non so se è quello col pallino che arriva, eh. Sì, sì. È quello col pallino. E quindi ti devi nascondere perché ti vede ora. Ok, non ti ha visto. Vai, vai, vai. Stesso trucchetto di prima. Tu non vedrai. Neanche tu. E sono due. E sono due. Questo era il più pericoloso perché ci riconosceva. Che c'è lì? Orbice. Aspetta. Prima vedi se c'è qualcuno. Prima di uscire allo scoperto. Vedi? Se no ti vedeva quello. Ah, si è girato di nuovo. È lo scemo che si gira sempre. Ok, vai. Occulta. E sono due. Ora la cassa è piena. Si possono mettere solo due corpi. Sì, sì, va bene. Gli altri li lasciamo qui in mezzo alla strada. Che c'ha una chiave questo? Chiave delle mura del castello. La monetina. Accedi alle informazioni. Ah no, me la fa raccogliere anche se è glitchato. Sì. Ci ha dato la chiave delle mura, le chiavi delle mura del castello. Infatti dice accedi alle informazioni. Vediamo le informazioni. Chiave per le mura del castello. Niente, va bene. Hai una forbice in mano. C'è un paio di forbici. Ah, giusto. Non è questo quello che voglio. Ok. Solito trucchetto della monetina. Vabbè, stavolta andiamo sul sicuro, evito di farla glitchare. No, ma non ha glitchato neanche prima. Ok. Allora arriverà il terzo scemo, poi il quarto lo possiamo uccidere. Si può anche vedere questo, tanto non. Sì, ti può anche vedere. Dov'è? Sta arrivando. Ciao amico, guarda, è successo qualcosa lì, vedi lì? C'è proprio qualcosa lì. Che è successo lì. Proprio lì, ecco. L'hai indovinato. Ehi, questa è la cosa. No, perché se non premi non lo lascia lì. Raccogliamo la pottola, la monetina, togliamo la salma. La voglio nascondere qua dietro, secondo me. Ecco qua. Allora il quarto lo puoi uccidere, ce lo puoi stordire lo senza fare, senza la monetina. Senza perché tanto tanti è lì. Problemi. Tanto è lì. Cavo di fibra però. Cavo di fibra. Costile. Vediamo dov'è. Dov'è? Ah, qua, sta armeggiando con qualcosa. Presto però. Sai la cincischia. Quello si gira, poi ti vede qualcosa in mano. Vabbè, questo lo mettiamo dove. Com'è? L'ha tenuto, non l'ha buttato a terra, me l'ha fatto tenere. Hai visto? No, col cavo di fibra non l'ho buttato. Ah, non lo butto. No, te lo fa tenere. Ok. Però non può stare. Mettilo vicino all'amico Sully. Qua nel mondo remoto delle monete. Vabbè, tanto qua non entra nessuno, mi sa, c'erano solo sti quattro. Ok, fatto. Ora possiamo disattivare le telecamere che dovrebbero essere. Eccole lì, di fronte a te. Di fronte a te. Dov'è? Qua. Disattiviamo le telecamere. Fatto. Connection lost. Meraviglioso. Adesso tutte le telecamere sono state disattivate. Cioè, la sorveglianza è stata. Che hai premuto? Che è cambiata l'inquadratura? No. Premi questo. Ah, ecco, vedi, avevi cambiato. Ok, vai. Ok, ora sarà dura, Adesso dobbiamo proseguire. Abbiamo eliminato la postazione, debellato la postazione di sicurezza. No, quindi, stai giù. No, sta giù quando tu entri dalla finestra. Allora, abbiamo... Vuoi del latte? No. No, grazie. Che c'è lì? Muffin? Un altro? Ancora questi muffin? Allora, apriamo. Attenzione qui, ce ne sono tre. Mi sa, quanti sono qua? Tre?
sono in tre. Vabbè, possiamo anche bypassarli. Bypassiamoli tranquillamente. Cosa c'è? Quando mi sento mattina la prendo. Mattina la prendiamo. Oh, vai, perché? Nascondila. Perché la tiro? Fa la freccia sulla, devi nascondere. Ecco. Oh, passa, passa, sbrigati però, quello si rigira. Ok. Non corre da sì, certo, certo. Ah, è vero. Però, ti sta vedendo. Via, 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 via. Ok. Dove siamo? Non lo so. Siamo nella cucina. Ah, ok, a posto. Siamo in cucina. Siamo in cucina. Ci sono un cuoco che ci guarda male. Ma non mi interessa. Dove vai? Dove andiamo? Allora, di qua dobbiamo... che c'è? Qua c'è un... facciamo attenzione. Dovrebbe esserci... ah, c'è una guardia di spalle però che non ci rivede. Era di qua? No, però forse no, non di qua era. Non sappiamo... sono le fogne, boh, non lo so. No, forse non sto castello qua. È enorme. Forse era di qua meglio andare. Sì, meglio andare da questa. Staffonli. Staffonli, di qua. Dovremmo avere la chiave. Perfetto, abbiamo la chiave. Ora bisogna stare molto attenti. Sì. Meraviglioso, se avete livello, guardate che posso stupendo. Guardate che, sì. Ottimo per una location anche di un film, magari un po' sì, un futuro sì. Hitman 2 film. Allora, abbiamo i nostri obiettivi davanti, li abbiamo inquadrati poco fa. Ok. Ah, qua stanno organizzando tipo un funerale, vedi? Ah, come forse il funerale del vecchio. Vabbè, comunque non ci interessa. Hai capito? Sì. Quindi ricordi che dobbiamo tornare qua poi, c'è una che suona la... c'è una che suona l'arpa. Come Devi abbassare. Ma tanto non ti vede nessuno, quindi puoi anche evitare per non destare sospetti. Allora, là c'è la constant, il blu. Allora, i nostri obiettivi dovrebbero essere all'interno. Vediamo un po'. Entriamo. Posso? 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 Buonasera, c'è qualcuno che ci riconosce intanto? Sì, quello! Oh, attenzione, ti vede lo stesso. Ok. Allora, dove dobbiamo andare? C'è un nostro obiettivo a sinistra. Ma se c'è quello non passerò mai da lì. No, possiamo trovare una via alternativa. Vedi se c'è qualche grondaia fuori. E saliamo al piano superiore della grondaia. Sì, da qua non si passa. No. Niente, devo uscire da qua. Sì. Qua non cosa c'è? C'è una sala. C'è una sala. Un'altra guardia che ci riconosce. E c'è anche una telecamera. No. No, telecamere le abbiamo disattivate, anche se ci sono non c'è proprio niente. Sono proprio disattivate. No, ma qua non faccio niente. Serpente delle nubi. Posso prendere una. Ah, Montezuma. Che è una collana. È rimasto disperso per centinaia di anni finché Black Nathaniel. Ah, quello che abbiamo visto prima. Ma che è questo Black? È una specie di Indiana Jones. L'urlo di Monk. Oh, il nostro obiettivo. La signorina, la mia fidanzata. Eccola qui. Eccola. Sì, però voglio andare così al passato. Che fa? Pensa male poi. Vabbè, cerca una grondaia fuori e saliamo al piano superiore. Salve, salve, ciao baby. Qua c'è una guardia. Quasi quasi mi prendo il coso della guardia. È lo stesso vestito che ti prendi. Aspetta. Però così non sono insospettabile. No, così aspetta. Vediamo dov'è quello prima di arrampicarti. Non vorrei che ti vede. Aspetta, girati. Dov'è? Quello di prima che era lì. Aspetta, prima che se ne va. Ecco, ora puoi salire. Ma che fa lì? Chi? Perché è lì? Se n'è andato. No, se n'è andato. Fa la guardia, credo. Vai, puoi salire. Ma c'è uno che vedo che cammina per il castello in maniera... sospetta. Dobbiamo... secondo me la chiave è cercare questo Indiana Jones. Qua devi andare. Dove vai? Qua, a destra. Ecco. Al primo piano. Ah, vero? C'è un altro piano però. Sì, si può salire anche sopra. Forse se andiamo sopra, vabbè dopo. Vabbè, dopo andiamo sopra. Vai. Vai, vai. 47, vai. Occhio che qua ci potrebbero riconoscere. Stiamo attenti, sempre. Entriamo. Entrando qua. Buongiorno. Tutto a posto qui? Tutto a posto? Tutto a posto. Guarda, c'è un altro, c'è l'altra, la sorella, Sofia. Sono tutti qua. Sofia. Oh, che fa sul davanzale? Oh, si è glitchata. Si butta di sotto. Si era glitchato. Aspetta, però non mi fa spettare che qua mi riconoscono. No, non ti riconosce nessuno, solo quello laggiù. Eccola l'altra polla. Quello l'altra pollastra. Buongiorno. Ciao, oh, baby. Posso? Sì, siamo colleghi, salve. Qui c'è uno che sta armeggiando non so con che cosa e ci riconosce. Ma sì, io faccio una cosa. Evening, sir. Ciao, fratello. Eccolo! Indiana Jones! E lui, è Blake! È lui! È Indiana Jones! È Blake! Eccolo, Blake! È Blake! Sembra Indiana Jones, ragazzi, ma... Indy! Ciao, Indy! Allora, che c'è qui? Qua c'è un contatore. Ah, vuoi staccare la corrente? Quasi quasi. Sì, però controlla se ti vedono, prima di farlo. No, puoi farlo, vai. Io quasi quasi lo faccio. Ops, è saltata la luce. Ah, e che succede? Allora arriva quello a controllare e poi... però ti devi togliere di qua, sennò penso che sei stato tu. Meglio andarsene. Ma non che vuoi fare poi? Sì, ora arriva. Che vuoi fare? Da dove passa? Dalla porta. Da dove passa? Eccolo. Dalla porta. Allora, io vado qua. Che vuoi fare?
Aspetta che se ne vanno quei due, però. Aspetta, ora non hai il cavo di fibra in mano. Ah no, non puoi strangolarlo adesso. Perché? Perché c'è lei, guarda. È lì. Ah, vero, è lì. Allora, dobbiamo aspettare. Non posso farlo. Aspettiamo. Devi riuscire a rifarlo di nuovo. No, ma il capo di fibra faccio bene a tenerlo così, sì. Perché se ora me lo metto questo mi... No, certo, devi tenerlo nascosto. No, non posso fare niente. No, devi aspettare che se ne vada ci lei. Ci sono, guarda, uno, due, tre. No, c'è la lei con la guardia del corpo. Vabbè, la chiave inglese la posso prendere. Sì, la puoi prendere. Devi rifare sta cosa appena lei se ne va. Cioè adesso, vai. Permesso, salve. Ok, vai, puoi andare. Rifai la stessa cosa. Non è facilissimo. No, per niente. C'è un tempismo qua. Risponde mia nonna. Ok, fatto. Ma quello viene a controllare. Calma. Vai a controllare, amico Fritz. Vedi che sei insospettito, ti sta guardando. No, ora va a controllare. Vattene. Ok, meno male. È fatto. Ok. E ora siamo a posto. Ah, guarda, se tu premi cerchio vicino a una cosa si nasconde, vedi? Non lo sapevo. Se tu premi cerchio vicino a un muro, vicino a una sporgenza, si nasconde velocemente. Ah, c'è lei. Non posso... Vado ad aspettare che se ne va lei. Ecco. Aspettare che se ne va lei. C'è la nostra cara Anna Sofia. Non puoi fare niente qua. No, dobbiamo aspettare niente. Che se ne vada quella. Sofia. Oh, attenzione. C'è l'altra nostra baby che sta. Abbiamo le due baby. C'è Zoe, sì. E c'è anche la Constant. Attenzione. Se ne sta andando. Appena se ne va io strangolo. Ma attento che questo è glitchato, È glitchato. Vediamo un attimo se si toglie dal glitch. Basta vedere da qua. Strangola, se non compare strangola. Ah, ora è comparso. Ora è comparso, però. No, non puoi. No, sta tornando Indiana Jones. Che cazzo. No, Indiana Jones, no. Aspettiamo che se ne vada Indiana Jones. Tanto godiamoci lo spettacolo da qui. Si è sglitchato! Appena arriva Indiana Jones si sgliccia. Non è male, si è sglitchato. Allora dice, sì. Però non puoi davanti a me. No, lo aspettare se ne va. Questo sincero sistema. Eccolo Indiana Jones, guardate che bellino. Tu sei il nostro prossimo obiettivo, tanto passi sempre di qua. Andiamo è vestito con lo stivaletto, guarda. Beh, bell'abito. Con l'accetti. Bell'abito. L'abito non fa l'Indiana Jones. Però. Ora si è sglicciato, oh, meno male. Ci liberiamo di questo. Liberate di questo. E lo mettiamo. Oh. Nel piano. Eccoci qua. Allora. Adesso disattiviamo il sistema di allarme che il nostro caro Indiana Jones tanto vanta di aver installato. È disinstallato. Fatto. Ora non funziona più il sistema di allarme. E ora? E ora possiamo. Ora dobbiamo aspettare di nuovo Indiana Jones. Perché secondo me se gli rubiamo il vestito, lui è un. Un pezzo grosso. Un obiettivo, un pezzo grosso. Un pezzo di grosso. E quindi dobbiamo. Intanto che torna Indiana Jones, potremmo esplorare un pochino i meandri dell'edificio. Cos'è questo? Un giornale. Posso prenderlo? Sì, certo, posso prendere un giornale. Oddio, stanno arrivando di nuovo quei due. Questi due non li sopporto. Mi libererei anche di questi, però. Allora, ma io sai di chi mi libererei? Di quei due lì. Di quei due lì. Sotto l'arcata. Sono fastidiosi e pedanti. Il problema è che è difficilissimo strangolarli e portare i cadaveri. Poi non ho più posto, dovevi nasconderli tutti qua dietro. Fastidiosi e pedanti. Ma tanto stanno lì girati, non si girano mai. Però ti lascerebbero campo libero qua per fare. Peccato che ci sono quei due. Ci sono quei due. Aspettate, mi prendo il cavo di fibra. Ok. Allora. No, io odio più questi due di quei due. Soprattutto questo. Questo pallino bianco in testa. C'ha la varicella questo, cioè pallino in testa. Ecco. Se ne va. Allora dobbiamo aspettare che torni Indiana Jones, che tornerà. Fa sempre lo stesso percorso. Intanto guardiamo qui. No signal. Vedi cosa c'è scritto lì? Deactivated. Sì, Cabinet Alarm System. Lui lo sta guardando. Lui eccolo lì, è là. Indiana Jones. Vieni qua sopra che ti sistemo io. Con la nostra pollastra. Guardalo lì. Ciao. niente, ti fa capire che forse col lampadario però. Ah sì, potremmo uccidere quella lì facendogli cadere il lampadario addosso. Però qua ti beccano. Mi beccano i due amici Fritz.
poi tutti mi beccano, che farà un frastuono enorme sto coso che cade. Aspettiamo Indiana Jones, che dovrebbe arrivare. Eccolo, sta arrivando. Sta arrivando Indiana Jones. È lui? Sì, sì. O non è lui? No, no, è lui, è lui. Lo riconosco dai polsini della giacca. È lui o non è lui? Dici, come fai a vederlo? Lo vedo, guarda, si vede dalla giacca. No, faccio tipo strisce. Non è lui, certo. Salutiamo il grande certo, zio Greggio. E anche lui. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Salutiamo tutti. Ciao. Eccolo Indiana Jones. Ora si vanta ancora che ha il sistema dell'arma più sofisticato del mondo. Ora è da solo, non c'è. Ora più. È da solo. Vai, dillo, dai. Ecco. Di sicurezza benissimo. Sì, sì. Sì, sì, hai ragione. Hai proprio ragione, caro Jones. Oh, ti stanno vedendo, eh? No. Nessuno si è accorto di niente. Oh, mamma mia. Finalmente. Oh, adesso diventiamo noi Indiana Jones. Ora diventiamo noi Indiana Jones perché abbiamo capito che Indiana Jones è un personaggio fondamentale. Non mi riconosce più nessuno vestito così. Oh, alla grande. Cosa c'è qui? Tessera dell'Ark Society e telefono. Abbiamo preso il telefono di Indiana Jones. Informazioni, possiamo vedere quello che fa. Ora possiamo disattivare sto cacchio di sistema. Sì. Disattiviamolo. Tanto io sogno Indiana Jones e nessuno mi riconosce. Oh, là. Teca aperta. Nel senso non c'è più. Vedi? Quelli si sono. Allora, vediamo un attimo. Messaggi di testo, messaggi arrabbiati da parte di Sofia Washington, destinati a il suo ex compagno. Ah, sei tradito, maledetto. Hai visto? Lui, quindi dai. La tua Sofia stava con Indiana Jones. Sofia accusa Indiana Jones di averla tradita, sostiene che Indiana Jones abbia donato la preziosissima collana Azteca, solo per attirare la sua attenzione in modo da discutere a proposito di una rottura difficile. Allora, io la prenderei sta moneta, visto che abbiamo disattivato il sistema di allarme. Andiamo a prenderla. La collana. Però non fatti vedere. No, non mi vede nessuno. Io sono il quadro. Io sogno Indiana Jones, nessuno mi riconosce. Io sogno Indiana Jones, non mi riconosce nessuno. Ricordo, te ne avvito, io sogno neanche lei. Ciao baby. Neanche Zoe. No, questa l'ha mandata quel paese. Fanculo Blake. che caspita. Buonasera Zoe. Buonasera Zoe. Fanculo Blake, buonasera. E noi ci prendiamo la collana. Fatto. Tanto è mia. Ciao. Io sogno Indiana. Attenzione. Ha parlato la tua amica. Lo sparviero non ha ancora provato altre idee. Guarda qua i due piccioncini, la Constant e quello lì. Allora, adesso, visto che lui è l'ex di Sofia, dobbiamo trovare Sofia. Magari avvicinandoci a lei parlano. Dov'è? È al piano di sopra. Andiamo a cercarla allora. Tanto possiamo andare. Io sogno Indiana Jones. Posso? Io sogno Indiana Jones. Sì, sì. Certo. Ci mancherebbe. Ci licenzio, io sogno Indiana Jones. Allora andiamo da lei. Attenzione, questa è una zona nuova. Guardate, delle pollastre. Ci sono delle pollastre. Ciao, bello. Ciao, amore. Ci vediamo dopo. Bello, eccola, becchiamola. Ehi, amore. Guarda chi c'è. I progetti che hanno. Cioè, ciao, possiamo parlare? Non ora, ti dirà. No, parliamo. Io voglio parlare. Sofia, amore. Non mi riconosceva. Ti va di parlare? Vieni con me. Assomiglia un po' a Whitney Houston questa. Sì, vero? Salutiamo a Ben Morton. Assomiglia un po'. Ah, ci sta portando nella sua stanza. A Whitney Houston, attenzione. No, ci sta portando nella sua stanza. Attenzione. Però come l'ammazziamo? Elvis Presley. Ah no, è no. Una cosa. Ma scusa, sono in 3, 4, 5. E ora come l'ammazziamo? Mi sono comportato male. Sì, ma... Sì, ma scusa, questi come la uccidiamo? Gli sta dando una collana per... La collana che abbiamo preso. Aspetta di dirgli. Ma poi che tornavo strisciando. Lasciateci soli. Ah, andate via, fuori dalle scatole. Che è tornato strisciando. Adesso l'ammazziamo. Abbiamo perso tre uomini in una gamba. Ah, tre uomini in una gamba. Ma sembrava è il coso di Elvis entrando. Poi ho guardato meglio, è solo una cosa stessa. Sì. Però scusa, adesso siamo soli con lei. Possiamo ucciderla? Certo, certo. Come la uccidiamo? Vedi se c'è un modo. Da ciò che abbiamo subito. Quindi, posso? Ah, le mettiamo la collana. La uccidiamo allora, scusami. La uccidiamo con la collana. Strangola con la collana. Guarda come ti sta bene, amore. Quello col barbiere. Ecco. Fatto, è morta. È morta. Come col barbiere. Primo bersaglio eliminato, ragazzi. Ok, io direi di salvare. Ma io direi di eliminare, di togliere il corpo. Prima di tutto. Joe Washington, prossimo episodio, obiettivo. No, vabbè, lo facciamo oggi. Ciao, mi dispiace perché era bella lei. Allora, raccogliamo tutto quello che c'è. Scheda. Ah, il detonatore famoso che diceva... uno, dobbiamo averne due. Aziona l'interruttore mortale. No, ora no. Questo convincerà...
la costanza ci pensi con le buone. Qua c'è un piede di porco. Concentrati prima sul bersaglio. Entriamo di nuovo sul bersaglio. Che c'è qua? Cos'è? Una foto? Raccogli foto di Sofia e Blake. Vediamola subito. Ah, guarda come erano piccioncini. Sembrano innamorati. Vabbè dai, capita. Allora, vediamo se ci fa salvare. Perché se non ci fa salvare sono cavoli. Spero ci faccia salvare. Perché sennò... No, non possiamo salvare. Sì, uno, hai un salvataggio. No. Ah, sì. Sì. Fatto, abbiamo salvato. Ok, ragazzi, quindi se dovesse andare male, adesso ripartiamo da qui. Quindi già siamo a buon punto. Cosa c'è qui? Ok, dobbiamo cercare il secondo obiettivo. Vuoi... lasciamo la palla a Dave? Ok, provo. Poi tu, ti lascerò la costanza. Poi lasciamo la se costanza. Se riesco, perché questo è ancora... Non so, cioè col primo ho faticato un casino. Allora ragazzi, col secondo sarà ancora abbiamo più... faticato per uccidere Sofia. Adesso dobbiamo uccidere Zoe. Adesso mi prendo vado da Zoe. No, guarda bello... dove eri prima. Dove stai? Sì, no, sto solo voglio solo vedere una cosa. No, non c'è nient'altro da fare. Ho raccolto tutto quello che si poteva raccogliere. Questo non ce ne frega niente di... Non ti interessa, ma? No, il busto. No, non ce ne frega niente. Andiamo a prendere lei. Dov'è intanto? Dov'è la baby? Uovo, non ci interessa. No, un bel salottino dove soggiornare. Sì, vabbè, ma non c'è. Però non ci interessa. Dov'è lei, intanto? Al piano di sotto dovrebbe essere. È sotto di noi. Al piano di sotto. Lei dov'è lei? Ah, qua c'è la quale dice qua, il tuo obiettivo. Però lo lascio stare. Lo lasciamo all'ultimo. Ciao. Dobbiamo tornare giù. No, di qua stai salendo. Posso? Ma qua stai salendo. Ma voglio. No! Via! Sei scemo. Pensavo potessi. No, ma noi siamo Indiana Jones, non ci fanno passare. Io sono Indiana Jones. Devi andare al piano di sotto, però. Dove stai andando? Non è di qua. Non sì, c'è la chiave. Ci sono dei segreti qua. Ma non ce ne frega niente. Chi c'è qua? Non dirciamo. Magari scopriamo dei metodi alternativi. Perché ma non possiamo entrare lì. A me quell'idea del tirarle il lampadario non è. Vabbè, ci sono altri. Intanto vediamo dove è lei. Seguiamo. Allora. Non abbiamo la chiave, non possiamo entrare. Che c'è lì? Cacciavite. Vabbè, forse prendi, con questo? No, cacciavite. No, serve la chiave magnetica. Che non abbiamo. Va bene, niente. Per ora rimango Indiana Jones. Però nascondi il cavo di fibra, si chiama. Ma sai che fa? Non lo vedo il cavo di fibra. Sì, ce l'hai in mano. Ma non fa niente. Vabbè, ma non lo so, magari. Cioè. No. Non vorrei dover ricominciare. Vabbè, lo teniamo, perché sennò. Vabbè. Se lo nascondo che poi... c'è qui? Evidenzia? Forse c'è qualcosa. R1, premi R1, qua si sbircia di nuovo. Sti buchi nel muro. Ah, qua c'è una scala, niente di che. Niente di che. Allora, possiamo proseguire. Aspirapolvere non ce ne frega niente. Andiamo a cercare la gara Zoe Washington. Dobbiamo scendere giù. Da dove sono arrivato io, da quella parte, ci sono le scale. Qua si può andare. Di là, di là. Penso sia di qua. Da dove siamo entrati noi. Si può andare, da lì, sì. Nessuno dice niente. Nessuno dice niente, salve. Lì c'è la tipa, la vedi? Sì, la vedo. Non di qua. Non di qua perché si arrabbiano. Qua usciamo fuori. Qua usciamo. Ma come scendiamo giù? Ci sono le scale di là. Ci saranno delle scale. Di là, da dove c'è quella tenda. Di qua. Ecco, di qua, perfetto. Andiamo a prendere Zoe, eccola lì. Aspetta, non sappiamo ancora com'è. Ci deve essere una trama alternativa. Sì, dobbiamo scoprire qualche dettaglio. Grazie ragazzi. Grazie. Io non andrei questo. Cioè, vedi, io potrei tirare giù quel lampadario. No, ma lasciamo perdere. Però... troviamo un'altra via alternativa. Andiamo nel cortile. Il mio problema col lampadario. Andiamo nel cortile, forse c'è qualche riunione che fai. Meglio se non le urti le persone. No, non è. No, lascia perdere il lampadario. Se io venissi qui, trovassi un modo per sistemare sti due, poi sarebbe facile. Che lei è lì, sta andando in questo momento. Allora, o faccio un tentativo, scappo e vedo se sopravvivo, no. La chiudiamo velocemente. No, non penso che sopravvivo. Non sopravvivo, dici. Secondo me no. Se scappo, se mi butto poi da qui. No, perché ti vedono quelli, non puoi andare da nessuna parte. No, era un tentativo, no. Se invece prendessi questi, sì. Sì. Però. Ma io un tentativo lo farei, no. Stanno arrivando pure quei due. Qua è difficilissimo perché arrivano quelli che. Ah, guarda che c'è. Sì, è il vero Indiana Jones che è rimasto qui. Che nessuno troverà perché nessuno viene qui a controllare, per fortuna. No, quei due tanto non ti riconoscono più, puoi evitare pure di nasconderti.
Non ti riconoscono più, vedi? Mm. Puoi anche stare in giro così. Se gli tiro una monetina sti qua e ne tolgo di mezzo uno. Ma c'è sempre il rischio che entra qualcuno dalla porta e poi se sbagli sono cavoli. Quello è il problema. Vabbè, è rischiosissimo. Vediamo se c'è un metodo alternativo, oppure non lo so. Vabbè, proviamo, se non troviamo altri metodi dobbiamo tornare sì, qua. Sì, se però. Non troviamo altri metodi torniamo con lampadario, però nel frattempo. Ok, ciao. Allora, altri metodi, non lo so, vediamo. Andiamo nel cortile. Andiamo nel cortile. Forse c'è una festa. Allora, il cortile. Andiamo nel cortile principale. Non lo so. Un po'? Vabbè, da qua si arriva da per sì. No, non è qui, non questo cortile, quello. No, qua siamo tornati fuori, no, aspetta, non è di qua. Un attimo. Cos'è? Janus. Non l'ho mai conosciuto. È meglio. Ma chi sta parlando intanto? Qua c'è una missione alternativa. Vedi che qua? Parla, sì, ma tanto non ti riconosce nessuno, non c'è bisogno neanche di stare. Vabbè, per sicurezza. No, non c'è nessuno che lei ha il pallino. Qui. Lei è qui. Nessuno ha il pallino, quindi puoi tu sei via. Le imbalsamazioni, vedi che c'è una storia qua secondaria? Plastificazione. Per fare che? Vogliono imbalsamare il vecchio. Going on display in the Ark of Legacy like a wax statue. Allora, lei vuole imbarsamare il vecchio. Puoi chiedere al nostro avvocato, signor Yates. Con permesso. Allora, lei vuole imbalsamare il vecchio. Quindi il cadavere del vecchio sarà qui, però non ce ne facciamo niente del cadavere del vecchio. Bisogna capire bene, seguiamo. No, non parla più di questo. Perché vai così? Ecco, se no si insospettisco. Vabbè, non è così realistico. Sì, è così realistico. Ti guardano e ti parlano. La stanza dei colloqui è pronta. La faccia? Iniziato. Elettroshock. Di che parlano? Chi cavolo è l'iniziato? Think of who you're messing with. They'll sue you blind if you violate them. Then you don't understand the wealthy. These people are used to all doors being open to them. A closed door drives them mad. Show them a closed door and they'll chew off their own foot to gain entrance. I can go full Stanley Milgram on their asses. And they'll still smile at us for seconds. Why? Miss Washington. Questo è fondamentale, as scary as they say you are. Well, accede alle informazioni. Attenzione, se tu accedi ascolti, alle informazioni. Vediamo cosa dice. Di dispositivo per la terapia elettroconvulsivante. Il colloquio iniziale. Quest'anno Zoe Washington ha programma di utilizzare un dispositivo per la tech. A quanto pare non si fa scrupoli nel torturare i suoi amici ricchi. Ma che ce ne facciamo noi? C'è un altro scenario. Ti ha mandato a quel paese un'altra volta. Si aprono degli scenari. Vabbè, qui lei va a guardare il coso che non c'è più, la collana che non c'è più, e l'abbiamo presa noi. Vedi, guarda il cuscino. Bello questo cuscino. Questo, bello questo cuscino. Ok, allora, ho capito. Che hai capito? Qua posso? Sì, qua puoi. Benissimo. Qua possiamo. È facile la situazione, tutto sotto controllo. Qua non lo so, c'è il divieto di accesso, fai attenzione. Vediamo. Apri la porta, vediamo se... No, non puoi, è chiusa. No, non premere X, premi cerchio. Se no ti usa il piede di porco davanti a tutti e ci arrestano immediatamente. Però qua non si può uscire. Chissà cosa c'è di là. Ma ci sarà un'altra uscita, di là non si può andare. Non mai, allora. Qui non credo che puoi entrare, forbidden. Si può? Giusto? No, forbidden. Però non so se è forbidden anche a Indiana Jones. No, però... Qua stanno parlando. Un'altra pollastrella. È un salto al mare. Vabbè, qua parlano di gregario. Qua non può. No, niente. Indiana Jones non può passare. Qui? Sì. Forse? Possiamo? Posso? Non è intrusione. Qua si può. Cosa c'è qui? Un bastone, non ce ne facciamo niente. Niente, niente. Ah, lì c'è un foglio di carta. Che foglio è? Lista delle donazioni. Vediamo un po' sta lista. Che cos'è? Donazioni di quest'anno insieme a opera d'arte anche valore la leggendaria collana. Ah vabbè, parla della collana che abbiamo già preso, ce ne frega niente. Usate l'elicottero.
Vabbè, è molto realistico in Hitman che ci sono. Ok, va bene. Noi dobbiamo. Allora, di qua non ci sono cose di qua è da dove siamo arrivati prima. Infatti. Dobbiamo andare da qualche parte. Quindi qua non abbiamo cavato un ragno dal buco. Usciamo da l'area principale, da qua. Sì. Com'è la mappa? Con start, no. Poi fai R1, devi premere. No. Poi premi R1. Ecco la mappa. Qua dove siamo noi? Livello 2, noi siamo a livello 3. Livello 2. Stanza commemorativa. Tunnel. Allora, dove ci sono quei punti esclamati, quelle specie di cose del GPS? Io sto andando qua e non c'entra niente. Sono aree che non ce ne frega, no. Io devo andare di qua. Sì, ma questa è la pianta di questo piano. Poi ci sono 8 livelli, guarda lì. 8 livelli ci sono. Intanto dobbiamo andare di qua, ci sono le cose più logiche. Io volevo cercare la cosa principale, il cortile principale. Sì, allora, stanza commemorativa l'abbiamo trovata. Se vado qua, cosa ci sarà? Boh, c'è un'area sconosciuta da quella parte. Non ci siamo andati. Su questo piano, quindi da quella parte. Possiamo? Posso? Posso? Possiamo. Qua c'è una porta? No, è chiusa. Aspetta. No, non fare niente. No, ma non posso, non c'è niente. Sì, hai il piede di porco, però non premere X. Vediamo se mi vede qualcuno. No, ti vede, come fai qua? Dai, ti vede quello. Come fa a vedere? Ti vede che stai prendendo la porta. Certo. Stai prendendo la porta con un piede di porco. C'è qualcosa oltre qua. Vabbè, se no, vedi se trovi una grondaia. Passiamo dall'esterno. Sì, ci vorrebbe. La grondaia di prima. Si poteva usare quella stessa grondaia che ho usato prima per salire sopra gli altri piani. Vediamo da qua. Qua eravamo prima, bagno, qua c'è l'altra porta chiusa. No. Che c'è di qua? Qua non risolvo. Qua non lo sappiamo. Si può? Cosa c'è qui? Tunnel nascosto, cioè. Non ci siamo entrati. Si può? Posso? No, chiusa, niente. Però vabbè, qua non mi vedono, dai. Sì, no, è là. Certo che ti vedono. Accidenti, sono ovunque. Questa è chiusa, niente, dobbiamo usare la grondaia. E dove per forza. Sopra, devi. No! Non è di qua, no? No, sopra devi andare. Non è sta grondaia, sopra qua? Sì, da dove siamo arrivati prima, allora, praticamente. Sto perdendo qua dentro. Allora, esci di qua, qua è dove abbiamo staccato. No, possiamo salire sopra forse. Aspetta. Possiamo di qua? Ah sì. No, ma c'è dove abbiamo ucciso lei. Ma no, già no. Abbiamo fatto. No, lascia stare allora. Siamo già stati. No, vai di là allora. Non la risolvo. No, di là, dalla porta. Qua non c'è nulla. Sì, basta seguire il corridoio di qua e troviamo la grondaia da dove siamo entrati. Sì, ma non ci facciamo niente con la grondaia. Perché no? Vabbè. Possiamo salire agli altri piani. Sì, qua c'è la. Ok, ora mi ricordo. Qua c'è il cortile, qua c'è la grondaia. Possiamo salire anche. Possiamo salire, ma sopra ci sono le cose che abbiamo già visto, penso. Dipende, no, qua non siamo andati. Aspetta. C'è qualcuno qua? Ti vedono? No. Chi? No, non lo so. Qua a sinistra. No, ti vedono, scendi, ti stanno vedendo. E come scendo? X. Scendi. Niente, non lasciamo perdere, non passare di qua. Per un pelo non ti hanno beccato. Lasciamo perdere, non passare di qua. Aspetta, sto un po' qua nascosto. No, non c'è andare lì, lasciamo perdere. Non so chi mi vede. Quello di sopra, qualcuno al piano. Quello. Ecco qua cosa c'è in quella porta che non si apre. Questo coso che porta di là. Che porta lì. Che non sappiamo cosa c'è lì, non siamo mai andati. Non c'è una. C'è un'altra porta lì. Te lo dico subito cosa c'è lì. È un'area sconosciuta. Non si può sapere, no? Non c'è il nome. Ma c'è una porta lì, scusa, guarda. C'è una porta. Quella. Quindi tu se torni giù. Quindi torniamo giù. No, non di qua. No. Dal muro, non dalla grondaia. Di là. Più avanti devi andare. Ecco. Qua. Me lo fa fare, sì. Sì, certo te lo fa fare. Poi devi scendere da dove sei salito prima. Veloce. Proviamo a fare come. Arrampicati. Poi premi il cerchio. Scendi subito. Cerchio. No. Devi tenere premuto cerchio. E poi ti molli. Ok. Là c'è una porta. Ah, vero? Okay. Non siamo mai entrati. Vediamo cosa. Sicuramente è chiusa a chiave. Però così. Se non c'è nessuno di soppiatto puoi aprirla col piede di porco. Vedi un po' se è chiusa a chiave. Secondo me sì, infatti. Aspetta. No!
Hai rischiato, eh. No, non c'era nessuno, non c'era. Insomma, te l'hai guardato dopo. No, dove vai? Aspetta, perché sei così impulsivo? Ma non c'è nessuno. Come? Non è pieno di gente, guarda. Di che parlano? Non potresti stare qui. O ti nascondi, o entri e ti nascondi, o che devi fare? Allora, chiudiamo la porta, va? Chiuditi. No, a me non si chiude più. O entri da un'altra parte, vedi se c'è qualcosa qui. Vabbè, devo andare per forza qua. No, vogliamo sapere cosa c'è, perché non, magari c'è uno scenario secondario. Forse è vero. O entri e ti nascondi, sgattaio lì dentro e ti nascondi dietro qualche muro, oppure... Vediamo un po'. Tipo dietro sti barili di... Prima che ti vede qualcuno. Ecco, fermo qua. R1, premi. Allora, sono tutti armati qui. E mi riconoscono tutti. Certo, qua Indiana Jones non può entrare. Non ha l'accesso ovunque Indiana Jones, no. Quasi. Che faccio qua? Niente. O distrai qualcuno e ti travesti da guardia così possiamo stare qui. Gliela tiro fuori la monetina. No, ma se. No, perché se di qua ti vede, se uno che passa di qua ti vede, non devi lanciargli niente. Ti vedono da qua. Devi uscire fuori e lanciare la moneta mentre sei fuori. Quello sì. Ma non la sentono da fuori. No, la porta è aperta, certo che la sentono. Ma si chiude ora. Forse. No, non si chiude, rimane sempre aperta. Brigati però. Vabbè, abbiamo salvato, calma. Lo so, però. È seccante. Allora. Vai. Tiragliela qua. Vediamo che succede. Premi R1, vedi un po' se. No, però c'è delle informazioni, c'è una cosa nuova. Figurati se. C'è una cosa nuova. È qua dentro il vecchio. L'addetta alle pompe funebri per preparare il corpo di Janus. A quanto pare la prima Constant, nonché fondatore della, indosserà una maschera funeraria che lo renderà riconoscibile. Però è sospesa, c'è un pugnale disperso. Ah, c'è il vecchio qua dentro. Qua c'è il vecchio, però senza pugnale non fanno la cerimonia. Poi dalla cerimonia non so come quale sarà il passo. Dobbiamo recuperare il pugnale. Che non sappiamo dov'è, non sappiamo cos'è. Non sappiamo nulla, allora. La moneta non ha funzionato. A momenti veniva giù dalla scogliera. No, ma non sentono da qua. Non sentono. Ma se tu, loro... Guarda! Eccolo là il corpo del vecchio. È là. Lo cercavamo tanto e ce l'avevamo a un palmo di naso. Come sempre. Era vicinissimo. Sì. Che posso fare? Allora, che posso fare? Io avevo capito che qua c'era qualcosa. Però qualcosa c'è, infatti. Vedi se c'è un ingresso secondario, una grondaia qua. Fai R1, vedi se c'è qualcosa. No, niente, forza alla porta. Sta venendo uno! Ah! Hai visto? Da 20 minuti che abbiamo lanciato la monetina sta arrivando. Occhio a strangolarlo adesso, Prendi il cavo di fibra. Però stai attento che la porta è aperta. Dipende dove si ferma lui. Aspetta. Certo, sì. Dipende dove si ferma lui. Se è davanti alla porta non faccio niente. Se viene qui dove sono io, sì. No, tu forse viene. Però se tu lo attacchi di fronte, anche se il cavo di fibra gli dà il pugno, non lo strangola, ricordatelo. Sì, sì. Allora, sempre alle spalle lo devi prendere. No, si è fermato lì. Ispezionando. No, ma non posso fare niente. Lancia un'altra moneta. Dove? Là, di fronte a te. O qua dove sei tu e ti nascondi nel cespuglio. Appena arriva lo stendi. Dove sta la moneta? Qua. Eccola. Lanciala qua dove sei tu. Prima che se ne va però. Lanciala qua. Ecco, vediamo R1, vediamo se arriva. Poi gli vai alle spalle. No, se ne va. No, non ha sentito niente, vabbè. Raccoglila allora. Non ha sentito. Però è arrivato da un chilometro un tizio. Pensa un po'. Quelli non hanno sentito niente, ha sentito questo, che ha l'orecchio bionico, che ne so. Forse conviene che aspetta. No, al contrario devi fare. Devi mettere da quel lato della porta e lanciarla di là. Giusto. Così lui va lì nel cespuglio, lo strangoli nel cespuglio e nessuno ti vede. Hai sentito? No, ho sentito il trin 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 trin. Forse non ha sbagliato. No, l'ho tirato, vedi che ne ho due. Sì, ma si è sentito il trin trin, io non l'ho sentito. Qua, la moneta è qua. Ma io non ho sentito il rumore del rimbalzo. Se non fa il rumore dell'imbalzo, vuol dire che... Vedi un po', se arriva qualcuno intanto, aspetta. C'è qualcuno che sta arrivando, come quello di prima? No, allora non hanno sentito... l'hai tirata, ma l'hai tirata sull'erba e non ha fatto rumore. Quindi la devi tirare, o la fai rimbalzare sul muro. Prova un po'. Ora si è sentito. Ok, adesso aspettiamo che arrivi qualcuno. Ma non è previsto, vedi, non... Sì, ma quello pure è arrivato prima dal nulla. Secondo me arriverà. Come prima, arriverà qualcuno. Si è sentito il rumore stavolta. Dobbiamo aspettare che arrivi qualcuno, rubargli la... Non mi piace molto qua, la situazione.
Ma in qualsiasi posto andiamo, anche se andiamo in altri posti, mi sa che Indiana Jones non può accedere a tutte le aree. Senza aspettito qualcuno. Eccolo, sta tornando. Vero, però sto qua non risolviamo nulla. Sì, ti travesti così puoi entrare qua dentro. Sai che non lo so. Sì, perché lui è qua dentro. Vabbè, prepara il cavo di fibra così lo sistemiamo. Sai che non lo so se... Adesso... Se è vestito in maniera adeguata. Sì, lui sta venendo da qui. Vediamo dov'è. Eccolo che arriva. Vedi a destra se c'è qualcuno che ti vede. Perché c'è uno che arriva ogni tanto. Eccolo là. È appunto. Non posso fare niente. Vabbè, deve aspettare che se ne va. Ma tempo che se ne va lui, se ne va anche lui. No, tu lo puoi trattenere. Ti sta guardando. Vabbè, altro non... C'è niente, non dice niente lui. What the hell, man? No, ora se ne va. Quello se n'è andato. Aspetta, lancia un'altra moneta. Cioè non... No, mi vede che la lancia. Ti vede che la lancia. Niente, allora non fare niente. Beh. No, mi prende. No, se gli lancio fare la moneta ora. E ora se ne va. Lanciala di nuovo, adesso, via che se ne va. Vai, tirala fuori, ce l'hai nella tasca. Vai. No, l'hai lanciata male. Se n'è andato. Dov'è? Mi sa che l'hai buttata giù dalla scogliera. Abbiamo perso una moneta. Ormai addio, l'abbiamo persa. Ne hai soltanto due. Qua non c'è niente per salire, no? Solo quella porta. Non ci voglio aspettare quello lì. Entri e non lo so, ma devi trovare un altro sistema. Qua non si può entrare, l'unico sistema è quello. C'è una grondaia. No, non c'è niente. Per forza qua dobbiamo andare per il vecchio. Per forza qua, sì. Se no facciamo... Vediamo intorno se magari c'è un altro modo più semplice, no, che non sia il vecchio. Non c'è. Come? Magari c'è qualche tipo con la roba del cannone, uno scenario. Mi sembra troppo. Cerchiamo il cortile. Allora vado un attimo a vedere una cosa, scusate, questo metodo mi sembra troppo. Dobbiamo cercare il cortile però, io quello volevo vedere. Allora, cortile è di là, no? Il cortile. Ma di qua siamo già entrati prima, ci perdiamo. Di là. Da quella parte forse. Vediamo se troviamo. Di qua da questa porta. Sì, no, questa è chiusa a chiave, mi sa. È chiusa a chiave. Ah no, ok. Mm. Vai, possiamo entrare. Vai dritto. Vediamo se trovo il posto. No, questa è la sala di prima. Ah no, ecco qua, il cortile. Questo cercavo. Oh, qua volevo andare in realtà io. Perfetto. Per scoprire un nuovo scenario. C'è un cannone. Ok, lì c'è un cannone, va bene. Lì c'è un cannone, allora. Abbiamo scoperto un nuovo scenario. Sarebbe bello entrare qua. Ma questa è chiusa, non puoi entrare. Sicuramente è chiusa. Ci sarà qua possiamo andare. C'è una specie di cerimonia, si parlava di una cerimonia. Infatti c'è un sacco di gente che aspetta qua. Accogli il pegno come morto. Posso? Sì. Vai, grazie. Ok. Questa sicuramente non possiamo entrare qui. Ah, sì, possiamo. Sì, sì. Che c'è qui? Possiamo? Mi riconoscono? No. Ma sai cosa faccio io? Che fai? Mi cambio. Perché? Perché vedo che qua Indiana Jones... No, qui puoi spostare Indiana Jones. Indiana Jones può stare qui. Salve, però salve. Più avanti non potremo stare salve, più. Salve. Dipende. Cos'è questa? Disattiva lampada d'olio. Passare un'altra monetina di quello. Vabbè, la monetina la prendo. La monetina la prendo. Andiamo la monetina. Che c'è lì per terra? Io sono sicuro che qua c'è qualcosa. Qua c'è una cassa. Ma cosa c'è? Occhio. Sì, qua sì. È libero. Di fronte? Qua c'è qui di fronte. Però non mi dico niente. Forse qua sì. Vediamo no, un po'. No, non mi dico no, niente. No, perché non sei ancora entrato. Vedi? Ah, hai ragione. Vedi? Se entro Indiana Jones non può entrare Indiana qua. Indiana Jones non può entrare. Però se mi vesto da quelli là, sì, posso farlo. Entrare qua. Sì, è farlo. L'unica. Se vogliamo questo scenario, provo sì, così. Sì. Se no dobbiamo andare lì e farci... Però anche vestito così forse posso entrare anche in quello lì perché comunque sicurezza. Sì, forse sì. Mi sblocca un po' di posti forse. Sì, vabbè, devi stordire. Devo cambiarmi, sì, devo cambiarmi. E che fai? Io ora gliela tiro là sotto e stordisco questo qua. Sì. Anzi lì, lo mando lontano. Andiamo là sotto, ci arrivi? Sì. Allora, vediamo se ci sta qui. Non è facile, scusate, ci vuole un po' di tempo. Ora va uno dei due. No, ci non vai a controllare. Tutti e due, no. No, uno solo va. Sì, però non l'hai tirato in un posto stupido, che quello si gira. Non concludiamo niente così. No, mi ho sbagliato. Cioè. Non concludiamo niente. Devi uscire fuori. E tirarla dove e tirarla... sono io qua. No. Sì, la tiro sì, qua sì, dove sì. sono io, ho sbagliato. Poi stordisci quello. Ho perso la moneta. No, ce l'hai. Quante ne hai? Ne hai 200. Due e poi anche altre 4 ne hai. Vai. Però ti vedono che la lanci, quindi devi mettere qua. Faccio un'altra moneta, raccogli. Ah, perfetto. A noi piacciono le monetine.
No, qua non mi vedo che la lanci, scusa. Qua? Qua sì, si vede quello che qua. La lancia. Qua no. Qua? Qua non ti vedo. Ok, gliela lancio lì. Lanciala vicino alla porta. Spero che la senta. Sì, certo che la sento. Ok, vai. Ha sentito. Perfetto. Ora uno dei due va a controllare e tu strangoli l'altro. Non è facile. Però, veloce però. Veloce però. E dove l'altro? Là. No, è dietro di me. Niente, no, niente, niente. È dietro di me? Niente. No, devi lanciarla qua fuori, per forza. È dietro di me sto qui. Ma devi lanciarla qua fuori la moneta. O vado a stordire lui, ma questo mi vede. No, lanciala qua fuori, fai prima. Si è arrabbiato lui. Devi uscire fuori, secondo Aspetta, me. Aspetta, lo voglio raccogliere. No, l'ha raccolta lui ormai. Secondo me devi uscire fuori là. Là fuori, e lanciarla là fuori, c'è l'erba lì. È meglio. Devi pensare bene, se io gliela lancio lì, questi vanno. Vediamo. Vai. Ma non concludiamo niente così. Non concludiamo niente. Sì, no. Meglio questo. Che fai? Hai visto? Vabbè, ora quello si gira, sbrigati, vai a aggredire pure quello. Ora si gira. Ecco. Abbiamo concluso, dai. Beh, un altro pugno che si rialza. Ok, basta, nascondili. Nascondili fuori nell'erba. Un po' con le maniere dure, un po' con le maniere grosse, ma... Nella cassa. Ok, qua ci ho messo un po' le maniere forti, ma... Vabbè, sennò... ce l'abbiamo fatta. Sì, sì. All'altro gli rubi il vestito e poi lo metti nella cassa insieme a questo. Vai. Ciao. Dobbiamo il vestito all'altro. Anche se è stato un po' più, mi spiace, ho dovuto dare maniere forti. Qua non si può nascondere, no? Sì, nella cassa, però prima devi prendergli il vestito, se no non glielo puoi sì, più sì, prendere. Sì, ora aspetta. Dai, ora puoi nasconderlo. Ok, perfetto. E Indiana Jones non c'è più. Adesso siamo uomini della sicurezza. Non c'è più Indiana Jones. No, vabbè, se vogliamo Indiana Jones qua. Sì, possiamo riprendere. Ok, possiamo andare. Lì dovremmo riuscire a entrare adesso. Se no veramente è proprio. No, siamo della sicurezza ora, possiamo missione entrare. È difficile, eh. Uno mi riconosce, maledetto, vedi? Sì, ma è uno che lavora lì. Vediamo, entra. Vedi se ti dice intrusione. No, non lo dice più. Perfetto. Cosa c'è qui? Esploriamo. C'è una specie di condotto qui. Cos'è questo? Okay, vabbè, qua non mi interessa, andiamo. No, come ti interessa? Controlliamo cosa c'è qui. Dalla parte interna c'è qualcosa secondo me. Che è sto cosa qui? Una valvola, che cos'è? Raccolto sulla sicurezza? Che cos'è? Leggiamolo. Che cos'è? La gabbia sotto l'enorme effigie nel cortile, c'è un effigie in un cortile, a quanto pare il cortile che dicevi tu, sì. Presenta una via d'uscita. Secondo il rapporto su sicurezza e meccanismo della porta idraulica è estremamente sensibile. La minima variazione di pressione potrebbe bloccare la chiusura e intrappolare l'occupante dentro la gabbia. Quindi se uno entra lì noi lo... Rimane bloccato. Okay. Chissà se entra la signorina. Però qui dovrebbe esserci qualche valvola da manomettere allora, scusa. Ma forse non è qua. Sì, forse è qua. Vedi un po', vai avanti. Se non vai però non vediamo. Qua c'è un generatore. Però qua è troppa gente. C'è no, ma c'è la... forse c'è la valvola lì. Passando dall'altro lato, no, di qua ti vedo. No, ma non è qua, mi come no? È qua? È qua? Eccola. Ah, ok. Vai, puoi farlo. Aspetta, sono di spalle, sono di spalle. Non vorrei che mi vai, sono di spalle, sbrigati. Presto. Ok, fatto. Abbiamo sabotato. Perfetto, vedi? Non dice niente. Porta idraulica sabotata. Ah, quindi c'è una specie di cerimonia. Ok, pensavo mi vedesse, invece fatto. No. Fatto, hai visto? Quindi ricordiamoci il posto, quindi qua dietro, c'è le, dietro quinte. Le quinte. Dietro le quinte. Qua c'è il cortile. Okay. Quindi l'effigie è sopra di noi. Però... Ok, però no, aspetta, manca qualcosa da fare. Allora, quindi qua non c'è cioè, dietro le quinte, ma non ci interessa andare qua. Qua? Si può andare? No, ma dietro le quinte, non andiamo adesso, no? Dobbiamo, siamo troppo sospetti. Torniamo indietro. Giusto? Sì, tanto sì, lì certo. Non... Dobbiamo trovare qualcos'altro qua. No? C'è una specie di cerimonia, ma ci sarà qualcuno che farà... Che presenzierà questa cerimonia. Allora, quindi dobbiamo trovare. Non abbiamo capito, qua ci sono vari livelli. Ma qua da dove siamo entrati? Questo è il cortile, qua siamo nel cortile. Il cortile di prima. C'è nessuno qui? No, qua non c'è nessuno. No, io sto chiamando.
Spero che ci sia qualcuno, ma... Ah, guarda qui. C'è una scaletta. Dove ci porta? Prima di guardare... Aspetta, però. Aspetta. Sì, lo so, piano, lo so. R1, vediamo se c'è già... già c'è uno che ci riconosce. Però è di spalle. Però aspetta. Sì, sì, qua è dura, lo so. Vabbè, ti puoi nascondere dietro sto tavolo se sali. Tanto non ti vede. Abbassati. Intrusione. Ah, no, intrusione, intrusione. Allora, via. E cosa c'è qui, scusa? Intrusione, ma... Mi dici intrusione qua. Sono vestiti in un altro modo quelli. Sono la sicurezza extreme, quelli là col fucile. Allora, ne fa... se tiro una monetina qua scendo. No, non credo. Non so se però, potrebbe capitare che scendono, sai. Non ho mai ma provato. Un tentativo lo farei. Facciamo un tentativo. Tanto non abbiamo niente da perdere, no? Ma non lì, lanciagliela che sbatte sulla scaletta qua. Non vorrei che arrivano questi però. No, quelli... Ah, può essere Potrebbe capitare anche se gliela tiri nell'angolo che arrivano non questi. Non vorrei che arrivano questi, mettiamoci in un posto... Ma non dipende dove la tiri. Dipende chi c'è attorno, non dipende dove la tiri. Però devo essere un po' più nascosto, dove mi nascondo? C'è una cassa, puoi nascondere nella cassa. Ah, vero, qua? Dopo che lanci la moneta ti infili là dentro. Vedo chi arriva e mi infilo qua dentro, ok? Sì. Vediamo un po'. Ok. Tanto, vediamo chi arriva. È uno da fuori dell'Ark Society, vestito Dark Society. Vabbè, non ti riconosce, potevi stare anche qua. Non arriva nessuno del piano di sopra comunque, vedi? Allora quello va e si frega la monetina. Vestirsi da lui non mi serve. No, non serve a niente. Ciao. No, quelli sopra non scendono. Niente, niente da fare. Posso uscire? Sì. Quelli sopra non scendono. Quello era il tuo obiettivo, ma non scendono. Non scendono. Se salgo mi dicono che sono un intruso. Sì. E io devo andare lì. Come ne usciamo? No, non è detto che dobbiamo andare lì. Sì, perché c'è qualcosa. E se no passa dalla via principale, esci dal cortile e sali le scale. Quello mi riconosce. Vabbè, è di spalle, non ti vede. È di spalle. Se passi di qua, non ti vede. Però vestito da Indiana Jones eravamo più nascosti. No, torna indietro. Ah no, ti vede, ti vede, ti vede. Ma chi? Non lo so, qualcuno sopra ti stava vedendo. Vestiti da Indiana Jones eravamo più sicuri. Secondo me devi ritravestire da Indiana Jones, è meglio. Tanto sto costume ci serviva per entrare lì. A sabotare la cosa. Vabbè, nel caso lo posso riprendere qua, sì, no? Sì, sì. O scompare? No, non scompaiono i costumi, rimangono sempre. Ok. Meglio camminare così in giro, perché destiamo meno sospetti. Ah, vero? Ah, ecco. Vorremmo che la cervella fenice suscitasse ammirazione. Stanno parlando della cerimonia. Se riuscissimo noi a salire dalle scale. Se riuscissimo noi a salire. No, però poi sulla sinistra c'è un'area sconosciuta che non possiamo. Ciao, grazie. Io vorrei andare qua, vedi? Non puoi, è chiuso. Nemmeno Indiana Jones. No. Apri cancello di ferro, ma non hai la chiave. Se riuscissimo. Faccia la baby. Però un modo ci deve essere per. Da quella scaletta, ma è pericolosissimo. È troppo pericoloso. Proviamo vestiti qualche... da Indiana Jones, magari mi permettono. Non abbiamo provato vestiti. Ah no, vero, hai ragione. Abbiamo provato vestiti dubito, da militari. Dubito, però. Allora, con la monetina non scendono. Può Indiana Jones qui? Questa è la domanda. Vediamo un po'. Aspetta, prova. Finché non entri non lo possiamo sapere. No, neanche Indiana Jones. Non può neanche Indiana Jones. Scendi però. Non scendi. Neanche Indiana Jones può. Chi può lì? Nessuno. Uno vestito come quello, come quelli là della sicurezza. Aspetta, c'è un'altra via forse. Vai fuori di là. No, c'è di là. Non di qua. Gatto. Vai di là. Non di qua. E di là dove? Ho fatto così. Di qua. Di qua. Là fuori. Ho visto c'è un'apertura. Di qua. Dove l'hai visto? Lì, vedi? Forse c'è un'entrata da questa parte. Dici? Guarda, noi controlliamo. Dici una grondaia? Vero. Guarda un po' se c'è qualcosa. Fai R1. Ah, eccolo. No, hai visto? Meno male, bravo. Ok, vai. Andai, vediamo se si può andare a sinistra o solo sopra. Vediamo un po'. No, si può andare solo sopra. Però vabbè, non è un problema. Possiamo salire solo sopra. Stiamo salendo su, vai. Appenditi. Ok. Oh, qua non è aria ostile, possiamo stare qua. C'è una moneta. Una moneta c'è. Sì, dimmelo sempre che per me sono più facile. Qua possiamo stare. Vedi un po' al piano di sotto? Che è solo sotto? Ascia da battaglia. Che dobbiamo fare con sta cosa? Che fa questa cosa qua? Ma non ci serve. Scendiamo giù. Qua possiamo stare. Indiana Jones può entrare qui. Possiamo stare qui. Possiamo stare? Ma cosa c'è qui?
Salve. Possiamo stare qua. Che c'è lì sul tavolo? How are you today, sir? Tutto a posto. Ah, very well. Disegni del progetto? Cos'era? Vediamolo. Stiamo avvicinandoci piano piano. L'effigie. Uno schizzo. Uno schizzo del progetto dell'enorme effigie che è forma di felice e si trova nel cortile. A quanto pare l'effigie è posizionata sopra una gabbia a misura d'uomo che presta una porta idraulica che sul retro. Che è quella che abbiamo Washington scapperà dalla struttura in fiamme durante la cerimonia questa sera. Ah, entra qui. Nell'effigie. Lei entra e noi la possiamo bloccare. Non dobbiamo prendere il cadavere. Ah, allora a posto. Però il problema, questa è forse una via più facile, però non possiamo noi da Indiana Jones fare no, tutto. No, deve esserci qualcuno. Ci deve essere che qualcun altro qua in questa zona del Caspio. Qua siamo entrati? No. Che fai? La mappa. Ah. Qua siamo entrati, allora dritto. No, palco qua. Palco no, ma non dobbiamo andare perché dove c'è l'effigie. Cappella. Cappella. Torna indietro. Vediamo qua. No, che fai? Prova di qua. Si può entrare qui? Posso? Sembra di sì, vai. Ah, qua possiamo stare. Deve esserci un maestro. Chi è quello? Chi è qui può Indiana Jones? Qui può, perfetto, qui può. Ma quello chi è? Scusa. Allora, intanto... Quello vestito di rosso chi è? Non mi riconosce nessuno, vediamo. Il maestro della cerimonia, eccolo lì, perfetto. Commediografo pluripremiato, ragazzi, l'abbiamo trovato. Allora dobbiamo prendere il costume a lui. Infatti, sì, è lui. Vedi cosa c'è sul tavolo lì, aspetta un attimo. Cos'è quella cosa lì? Aspetta, sentiamo cosa dice prima. Ah, è preoccupato. È preoccupato. È lui. Sì, è lui. Il maestro, ok. È il lui maestro, che dobbiamo. Il gran maestro. Però. Ah, non sa. Vabbè, c'è bisogno che ti avvicini. Tanto si sente. Che è quella roba lì? Cos'è? Scaletta. La prendo? Prendi la scaletta. La prendo. La scaletta della cerimonia. Vediamo un po' com'è la scaletta della cerimonia. Scusa un attimo. Una scaletta per la cerimonia efficace. Il maestro cerimonia sale sul palco. Si avvicina alla buca del denaro. Fa un breve discorso della buca del denaro. Il maestro chiama Zoe Washington sul palco. Zoe fa un discorso. Dopodiché entra nella gabbia di sotto dell'efficio. Il maestro torna sul palco e dà fuoco all'efficio. Ah, lei rimane trappolata e muore bruciata. Se tutto funziona come deve funzionare. Allora dobbiamo travestirci da maestro. Il maestro si è segnato qualche appunto. Vediamo cosa dice. Aspetta, raccogliamo ancora qualche informazione. Cacciarite. No, non mi interessa il cacciarite. L'informazione. Parla. No, ha finito di parlare. Sta fumando. Tiriamogli una monetina lì. No, aspetta, vediamo che succede. Aspetta. Prima di lanciare la monetina, vediamo che fa lui intanto. Si butta dal balcone. No, qua ci sono tre persone, quindi stordirlo qua è impossibile. No, qua no, infatti. O stordisco che... intanto lui, ma non mi... No, ti vedono quegli altri due. Sono girati. Cioè... Che tocco lui, guarda. Sì. Indiana Jones. Ora diventiamo maestro, gran maestro Indiana Jones. Diventiamo. Che fa? Aspetta, sta. Sì, no. Vediamo che fa. Sta cercando qualcosa. La scaletta, li abbiamo presa noi. Ce l'ho io, sì. Ah, forse adesso lui va in giro a controllare dove l'ha messa. Forse va là dietro, sai? Vediamo. Se va in quell'angolo lì lo puoi strangolare. Sempre col cavo di fibra, ovviamente. E ci travestiamo da gran maestro. Ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare. Se trovo il cavo di qui. C'è, eccolo. Forse lui adesso va là dietro a controllare dove l'ha messo. Perché non lo sta trovando. Vedi? Non lo trova. Poi magari sistemo quei due, ma non ci sono. No, quelli non c'è bisogno. Ecco, sta andando. Vai. Lo puoi strangolare là dietro. Non ti vedono. Strangolalo. Che fai? Ok. Vai, travestiti, presto. Nascondi il cadavere. Deve esserci una cassa qui di fronte a te. Prima che si gira qualcuno. Là, c'è una cassa, lì dentro. Dentro la cassa. Meno male, per un pelo. Ciao. Ma non mi vede, non mi no, vede? No, mi... non ti vedo. No. Ora siamo il gran maestro. Possiamo partecipare alla cerimonia. No, però mi riconosci. Ah, vero, allora devi sgattaiolare fuori. O lo uccido da dietro. No, vattene via. Però aspetta, non sappiamo oltre quella porta se non c'è qualcosa che mi interessa. Non credo. Ah, devo uccidere anche lui? È rischioso però. Lo so, però magari dobbiamo sbloccare qualcosa. Vedi che c'è un bicchiere di vino lì. No, lo potevi avvelenare, un altro sistema per uccidere i gran maestri. Non lo so. Io non rischierei lasciare perdere. Però aspetta, qua? C'è la monetina. Questa non la lascio. Monetina se la prendiamo. Ah, la chiave della cappella! Perfetto. Accedi alla cappella. Andiamo alla cappella, ho capito, dobbiamo andare alla cappella. No, mi sa che è questa la cappella. Dove siamo noi? Chiave per le aree della cappella. Per vuol le dire aree, le qua aree intorno. Qua intorno. Vediamo un attimo nella mappa.
C'è qualcosa cappella. Ah, è accanto. È la porta, è quella porta lì dove dovevamo entrare prima. Dove vuoi entrare tu, ma c'è la guardia. Te l'ho detto che devo sistemare quella guardia. E allora gli devi lanciare la monetina nell'angolo lì. Sì, no, ma l'avevo capito io che era da. Sì. Ah, basta rilasciare il vericello. No, lui, no, no. Lui no, viene. No, no, meglio di no. Lascia perdere, meglio la monetina. Però ti devi nascondere meglio perché ti vede quando si gira. Aspetta. Ok. Adesso l'altro? No, l'altro non va. Devo aspettare che si giri però. Andrà la guardia a controllare. Sì, quello si gira di nuovo adesso. L'altro poi non lo uccido, lo lascio lì perché lui si gira. Si è girato. Vai. Vai, non di fronte, da dietro. Ti vede. Porca miseria, t'ha visto. Guarda, avevo detto che lasciare perdere. Ispezionando, vai, nasconditi, va. Te l'ho detto di lasciare perdere. Che se faccio? Devo uccidere per forza, compare. C'è un'altra via, forse. No, c'è devo entrare lì, devo andare lì, devo per forza. Non c'è un altro. Ora aspetto che si calmi e riprovo. Non c'è un altro modo, perché se io non vado lì non posso accedere alla cappella, vedi? Noi siamo qua. Sì, ma io devo andare. Ah, non si vede da qua. No, devi cambiare livello. Io devo andare qua. Perché vabbè, mi ha dato l'accesso. Ah no, c'è un'altra entrata. Ah, c'è un'altra entrata. Ok, se conosciamo un'altra entrata andiamo da lì, ok. Ci sono altri ingressi. Allora, proviamo un altro ingresso, ok. Allora, vabbè, ora sono salvo, ora 2 minuti. Che se ne va. No, sei calmato già, puoi andare. Sei già calmato. Ok, per fortuna non mi ha beccato. Allora, adesso vediamo se c'è un altro ingresso. Ah, questi non mi vedo, ok. Quindi io devo andare lì. Sì. Allora, dicevi che c'è un altro ingresso. No, ci sarà un altro ingresso. Da qualche parte. Non lo so. No, da quella stanza dove eri prima. Da quella stanza dove eri prima, forse c'è una finestra, puoi uscire fuori. Ah, non lo so. No, ti sta aspetta, ma dov'è? Eccola, c'è lei, devi parlare con lei. Dove vai? Devi parlare con lei. Parla con lei, parlaci. Seguila, parlaci. No, aspetta, fermala. Mettiti davanti a lei. Oh, parla, dobbiamo fare la cerimonia. Non mi fa parlare. Nascondi il caudo un po'. Ma non mi fa parlare. Perché è messa sulle scale, falla scendere. Vedi? Quando vuoi, siamo pronti. Aspetta, vediamo che succede adesso. Lei è qui. Lei è qui. Quando vuoi? Lei ti ha detto quando vuoi. Ok, possiamo dare il via alla cerimonia allora. Vai. Zoe, pronta per la cerimonia, vai. Dobbiamo prendere la cosa e bruciare i soldi. Siamo pronti allora, lasciamo perdere la cappella. Lasciamo perdere la cappella? Siamo pronti per la cerimonia, vai. Vai. Il maestro, incendia. Accendi la buca del denaro. Ok. A handsome pledge. Ci siamo ragazzi, è partita la cerimonia, tutti questi soldi bruciati. E adesso? Chiama Zoe Washington, triangolo. Non va più il cuffio. No, non ce ne frega niente, triangolo. Non lo vai. Fa, lo sto facendo, non lo fa. C'è qualcosa che non va nel. Vai. Adesso va. Ok. Perché non Zoe Washington. Zoe Washington. The Society recognizes you. As our successor, vediamo adesso che succede. Our inspiration, our guiding light. Sto facendo un discorso. The custodian of our future. Quindi, ora salvataggio. Of the Ark Society. You are part of a select chosen few. Our founder, Janus, showed us how to survive. But survival is not enough. We must live and we must soar. The Ark Society must not only commit itself to survival, but to progress. Be it our next home in the stars or the next step in human evolution. Non toccare niente. Is the eternal purpose of the elite. Sì. Not just to lead, but to lead from the front. When the time comes and all comes tumbling down, when mankind retreats once more into caves of superstition, we will keep the fire alight. Sì, ma stringi, we will be the The trailblazers and pioneers, do not feel guilty for your privilege. Be proud. Be fearless. Siate impari. For the future is ours to shape. Ecco, quindi ha finito. E adesso? Dobbiamo salire su. Looking sharp, sir. Seguiamoli, segui questi due. Sir. Adesso che succede? Guarda qua il nostro Benninger. Che eleganza. Ok, lei sta entrando. Aspetta, Lei sta entrando. Dalle fuoco, accendi. Dalle fuoco.
Mentre il mondo brucia, noi risorgiamo dalle ceneri. Ma ha funzionato, ragazzi. Lei è, lei è là dentro. Ora abbiamo trovato il metodo alternativo. Ecco. Ora lei dovrebbe uscire dalla porta di dietro, che è bloccata. È bloccato, okay. Non riesce a uscire. E la muore là dentro, scusa. Vedi? Poverina, mi dispiace per lei, però era l'unico metodo. Oddio! È morta! E nessuno se ne è accorto. Perché certo, neanche il cadavere trovano. È fatta, ragazzi. La sua pelle costante, allora. Sì. Te, mi raccomando, salvo? Ah, non no, non devi salvare. Ah, perfetto. Oh, ragazzi, abbiamo eliminato il secondo bersaglio. È stata dura, Allora, però... localizza l'uscita. Aiuta la Lucas Grey a rapire la Constant, facoltativo. Questo lo lasciamo qui. Fine della cerimonia. Permesso, fate passare. Salve, il maestro se ne va. Maestro, sì. Grazie. Forse ti devi cambiare. No, lì c'è Constant a 27 metri. Allora, grande, però mi dice non eliminare la Constant. No, poi no, mi dice aiuta Lucas Grey a rapire la Constant, facoltativo. Prima ci parliamo. Scusi, signor Constant. No, però non Constant. Vorrei... The Washingtons are dead. No, ti sei mascherato. Come fai a sapere dell'interruttore? How could you know about that? You will head towards the harbor. No sudden moves. No signs. Ah, ecco. E Lucas Grey? Premerò l'interruttore se necessario. Io ti conosco. Il ragazzo della fotografia. Quale fotografia? Cammina. L'abbiamo rapito. Qua in mezzo a tutti. Non può neanche scappare. Che fa? Andiamo. Forza, muoviti. Però non hai aiutato Lucas Grey. Team dei soci, adesso ho capito. No, è facoltativo. Vabbè, era bello farlo. O lo rapisco io. Ho l'interruttore, non c'è bisogno che di tirarlo fuori. Ho detto vai verso il porto. Quindi non era obbligatorio aiutare Lucas Grey. No. Ti toglierà dei punti, vabbè. No, non è facoltativo, non mi leva nessun punto. Stiamo andando verso il porto, vedi? E ce ne andiamo con lui allora. Ce ne andiamo con lui. E siamo alla fine, ragazzi. Sta finendo qua la missione. Vediamo, vediamo. Dobbiamo rapire lui. Vediamo un po' che succede adesso. Cammina però. Muoviti. Just keep walking. Continua a camminare, appunto. Ah, lui non può ribellarsi perché uno è il telecomando. Il detonatore, sì. Il detonatore. No! Intrusione. Oh, you should not be here. You're making a big mistake. Intrusione, via, stai attento. No! Mi hanno visto, porca miseria. Vabbè, niente, come siamo. Niente il cavolo. Guarda qua, mi vedono tutti. Tutti mi vedono. Forse. Che caspita. C'è un problema adesso. Non è così facile come pensavamo. Che dovevamo travestirci qua. Ma certo. No, accidenti. No, scontro. Porca miseria. È successo un casino. Io non pensavo che andasse così. Accidenti. Pensavo che una volta finito qua era fatta. No, non è un'altra missione, no? È il terzo obiettivo. Sono tre missioni. Ho capito, ma pensavo che una volta usciti. Sempre. Sempre. Adesso è dura. Devi cambiarti. You should be heading straight for me. Do not engage. Do not engage. I'll handle this. Ci penso io. Ah, ti ha salvato lui. Ti ha salvato il tuo amico, non so. Sì. Lucas Grey. Ah, Lucas Grey dice non attaccare. Ah, ok, l'ha rapito lui. Vedi? Ah no, perché questo era il piano B, dice. Casomai sì, scappa. C'è un'altra via d'uscita. Vabbè, allora non è fallita la missione. Non è ancora fallita, devi capire. L'abbiamo fatta. Aspetta, dire. No, è fatta, dobbiamo andarcene. Vedi? L'ha rapito Grey. Vedi? È ancora lì però, No, ma sta scappando. No, dobbiamo andarcene, vedi? Leggi un attimo le missioni, cosa ti dicono? Non c'è niente, dobbiamo andarcene. Obiettivo, non eliminare. Aiuta Lucas Grey, facoltativo. Ok, va bene, aiuta Lucas Grey. No, non ce sta facendo lui. Ti ha tolto di mezzo tutti quelli, hai visto? A un certo punto tu eri nei guai. Io pensavo che non ce la facevi, sinceramente. Me ne devo andare. È finita la missione. Ok. È finita. È finita, perché...
È finita, ragazzi. È andata, ce l'abbiamo fatta. È andata. Fine della sesta missione. Grandi, c'è ragazzi, da... vediamo se l'abbiamo rapito. L'abbiamo rapito? No, forse no. È saltato il rapimento. È saltato il rapimento, siamo scappati senza quello. Capito? È finito qua il rapimento. No, non ho capito. Dico, lo dovevamo rapire, è saltato il rapimento. Come è rapito? L'ha rapito lui. È saltato il rapimento. Non andare a quella dopo, capiamo? No, no. È saltato il rapimento. Va bene, ragazzi, comunque. Noi ci fermiamo qui. Non so perché ci sono i titoli di coda, ci sono altre due missioni. Sì, comunque, sì. Vabbè, ragazzi. Cercheremo di capire questa cosa del rapimento come andato. Abbiamo finito il sesto episodio, vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci abbiamo messo un po', però ci abbiamo fatto. Ci vediamo al prossimo episodio per la settima e penultima missione di Hitman 2. Un saluto da Dave e Marco. Eccolo là. Un saluto da Dave e Marco. Ciao. Ragazzi,